inaugurato il nuovo reparto Covid con 21 posti letto di terapia subintensiva al primo piano del terzo lotto dell'ospedale di Teramo, 96 giorni per realizzarlo per un importo di oltre 3 milioni di euro. All'evento ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che sulla possibilità di diventare zona rossa ha rimandato la notizia a domani, alle decisioni cioè del ministro. Il governo ci farà sapere quali sono le nuove regole, insomma, se modificherà il DPCM, quello che è stato entrato in vigore solo pochi giorni fa. Noi dovremo poi prendere le nostre decisioni anche sulla base di quelle che possono essere nuove regole e eventuali automatismi. Quindi prima di domani pomeriggio sera sarà impossibile capire di preciso quale sarà la condizione di lunedì. Marsiglio ha anche espresso la propria opinione sulla vicenda giudiziaria che ha investito i vertici dell'ASL di Pescara e ha fatto un punto sulla fornitura dei vaccini all'Abruzzo. Io non mi pronuncio sulle inchieste, i magistrati facciano il loro mestiere, posso solo confermare fiducia e apprezzamento per il lavoro svolto da Ciamponi e Caponetti che hanno ben operato. Si sta chiudendo tutta l'Italia a causa della variante inglese. Quello che poteva sembrare qualche settimana fa una cosa strana, perché si vedeva solo magari a Perugia, a Pescara, magari con un po' di provincialismo si vede soltanto il cortile di casa propria, la variante inglese ha colpito il mondo intero, la Gran Bretagna è stata messa in ginocchio, ha dovuto fare 2 mesi di lockdown durissimo per uscirne fuori. È evidente che dove colpisce, colpisce con quella intensità e con quelle conseguenze. I vaccini arriveranno in sufficienza in Abruzzo? Più vaccini ci danno e più vaccini somministreremo. Siamo in grado di farne molti di più di quanti non se ne facciano oggi. Dipende appunto dalle somministrazioni, dalla fornitura che arriva. Come è noto, è arrivata a meno del 50% della fornitura prevista nel primo trimestre, quindi abbiamo potuto vaccinare la metà delle persone che si prevedeva di vaccinare entro il primo trimestre. Se non ci fosse stato questo problema, noi oggi, ben prima della Pasqua, avremmo messo in sicurezza tutta la popolazione fragile e questo naturalmente avrebbe anche cambiato i ragionamenti sulla necessità di stringere, chiudere, adottare altre precauzioni o meno.